glorioso di Gesù Cristo, alleluia. Quanti vogliono ascoltare la voce dello Spirito? Amen. Quanti hanno bisogno di ascoltare la voce dello Spirito? Io ho bisogno, gloria al Signore, ancora in questo momento. È per questo che per fede sono qui e mi voglio accostare, gloria a Dio, avvicinare la fonte dell'acqua della vita per ricevere ciò che il Signore ha preparato per noi ancora in questa giornata, perché ogni giorno il Signore ha preparato per noi, amen, una benedizione particolare, una benedizione speciale, una parola, amen, di speranza, di conforto, amen, che ci possa dare nuove forze. Dì, Signore, ho bisogno di nuove forze. Alleluia, diglielo. Padre, ho bisogno di nuove forze. Riempimi con la tua parola, Signore. Saziami con la tua parola. Alleluia, Signore. Rinnovami con la tua parola. Ho bisogno, Signore, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo, per la gloria di Dio, continuare nella riflessione sui salmi. Quest'oggi leggeremo insieme il Salmo 74, che anche qui c'è una sorgente di insegnamenti per la nostra vita. Amen. Vogliamo insieme accostarci, alleluia, con un cuore sincero, un cuore bisognoso, e per certo il Dio, il nostro Padre, opererà. Gloria al Signore. Amen. Salmo 74 nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Signore. Amen. Dice così dal verso 1 alla gloria di Dio. O Dio, perché ci hai respinti per sempre? Perché arde l'ira tua contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati del tuo popolo che una volta acquistasti, che tu riscattasti perché fosse la tribù della tua eredità, di questo monte Sion sul quale hai abitato. Dirigi i tuoi passi a queste rovine irreparabili. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Vogliamo fermarci qui? Gloria a Dio, fratelli. Amen. Questa parola descrive un momento difficile, un momento di crisi, se così possiamo dire, spirituale. Questo momento che il popolo attraversava, perché, come dice qui il salmista, pensava o credeva che Dio li aveva abbandonati, che Dio li aveva respinti. Ma in verità, fratelli, non era così. Erano loro che avevano abbandonato il Signore. Erano loro che si erano allontanati dal Signore. Erano loro che si erano deviati dalla volontà del Signore. Allora il popolo purtroppo si trovò in una situazione, possiamo dire, di smarrimento, di crisi spirituale, addirittura in un periodo di devastazione. Qui il salmista addirittura disse nel verso 3: dirigi i tuoi passi a queste rovine irreparabili. Il popolo era in rovine.
La vita spirituale del popolo in quel periodo era in rovine. Il tempio, alleluia, il santuario del Signore era stato devastato dai nemici. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Fratelli, e questo è un solenne avvertimento per ognuno di noi oggi. Perché il nemico, l'avversario, lui vuole devastare il tempio di Dio. E questo tempio, fratelli, oggi siamo noi. Se tu credi nel Signore Gesù, se tu, alleluia, sei nato di nuovo, tu sei il tempio di Dio. Perciò il nemico vuole devastare il tempio di Dio. Il nemico vuole abbatterci, vuole contaminarci, vuole ingannarci, vuole indebolirci con tanti pensieri. Il nemico vorrebbe devastare il tempio di Dio che siamo noi. Fratelli, ecco perché questa parola per noi oggi è un avvertimento, affinché noi non ci allontaniamo dal Signore, affinché noi, alleluia, al di là delle prove, delle battaglie, delle avversità, delle tribolazioni, non ci allontaniamo da Lui, ma rimaniamo aggrappati a Lui, ai piedi del Signore. Perché fratello, sorella, se tu ti allontani, o se io mi allontano e inizio a perdere quella comunione, inizio a perdere quella fede, vuol dire che sto aprendo le porte al nemico. Sto aprendo le porte all'avversario. E allora l'avversario arriverà per devastare. Ma noi vogliamo dire: Signore, noi vogliamo stare in comunione con Te, noi vogliamo vivere in comunione con Te e vogliamo chiudere ogni porta al nemico. Amen, fratelli. Noi dobbiamo chiudere ogni porta al nemico, affinché il nemico non trovi luogo, non trovi spazio nelle nostre vite. È scritto nella parola del Signore: non date luogo al diavolo. Amen, fratelli e sorelle. Chiudiamo ogni spiraglio, ogni breccia, ogni porta. Al diavolo chiudiamo le brecce, fratelli e sorelle. Amen. In Efesini, al capitolo 4, verso 27, dice: e non date luogo al diavolo. Efesini 4, 27. Non date luogo al diavolo. E qui, alleluia, l'apostolo, divinamente ispirato, parlava alla Chiesa, fratelli. Qui non parlava al mondo, agli inconvertiti, ai peccatori, ma qui, alleluia, l'apostolo parlava agli Efesini, che erano figli di Dio, figlie di Dio. E questa parola vale anche per noi oggi, che siamo il tempio del Dio vivente. Non date luogo al diavolo. Fratello, sorella, non dare luogo, cioè non dare spazio, non aprire le porte al nemico, non diamo luogo al diavolo, ma anzi, come dicevamo anche ieri, scacciamolo nel nome di Gesù. Perché, fratello, sorella, il diavolo vuole trovare luogo, vuole trovare spazio nella tua mente, nella tua vita, tramite tanti pensieri. Il nemico cerca di mettere, di intrufolare nella nostra mente tanti pensieri che vorrebbero ingannarci, pensieri che possono essere pensieri negativi, pensieri di scoraggiamento, pensieri di dubbio, pensieri che ti fa ricordare i piaceri del passato, pensieri
pensieri di paura, di ansietà. Fratelli, quante battaglie abbiamo nei pensieri, ma la Bibbia dice non date luogo al diavolo, ma sgridatelo nel nome del Signore. Alleluia! Fratelli, Gesù ci ha lasciato l'esempio perfetto. Quando lui era nel deserto, in consacrazione, in preghiera, in digiuno, il nemico arrivò cercando di trovare luogo o spazio nel figlio di Dio per ingannarlo. E gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. E arrivò il pensiero, fratelli. Il nemico cercò di tentare Gesù e gli diede questa parola, questo messaggio. E così il nemico cerca di fare, fratelli e sorelle, lo stesso, tramite tanti pensieri che a volte ti dicono: ma se tu sei un figlio di Dio, se tu sei una figlia di Dio, perché ti trovi in questa condizione? Perché soffri sempre? Sei un figlio di Dio, ma dov'è il tuo Dio? Sei una figlia di Dio, ma perché stai passando la malattia? Il diavolo arriva con quei pensieri per metterti il dubbio, per metterti i pesi, i pensieri contrastanti nei confronti di Dio. Ma se tu sei un figlio di Dio, ma perché stai passando questo momento difficile? Perché sei senza lavoro? Ma dov'è il tuo Dio? Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma fratelli, Gesù gli disse: sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Quando il nemico arriva a disturbarti nella mente, ma perché? Se tu sei una figlia di Dio, perché ti trovi in questa sofferenza? Perché c'hai questa malattia? Tu digli: vattene via nel nome di Gesù Cristo. Ti sgridi l'Eterno. Il mio Dio è fedele. Il mio Dio con me. Alleluia! Il mio Dio vive in me. Non importa la circostanza. Satana, ascolta, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Amen. In vita o per morte io glorificherò il Signore. Alleluia. Fratelli, cosa dissero i tre giovani ebrei che li minacciarono di metterli nella fornaglia di fuoco perché loro non si prostrarono davanti a Satana e davanti agli dei di Babilonia? Loro dissero: noi non ci prostreremo ai tuoi dei, o re. Amen. Perché noi abbiamo un grande Dio vivente che è in grado di liberarci dalle tue mani, o re di Babilonia. E poi dissero, fratelli, una parola che per noi oggi, fratelli, è un grande incoraggiamento e anche una grande esortazione. Loro dissero: il nostro Dio è potente da liberarci, ma anche se non lo facesse, alleluia, anche se non lo facesse, noi non ci inginocchieremo davanti ai tuoi dei, o re di Babilonia. Anche se noi andiamo nella fornaglia, continueremo ad adorare il nostro Dio. Gloria a Dio. Fratelli, Dio vuole vedere uomini e donne di questo stampo. Di questo stampo. Dio vuole vedere credenti. Amen. Come quei tre giovani che non negarono il Signore nemmeno davanti alla fornaglia di fuoco. Amen. Perciò non dare luogo al diavolo, cara sorella, fratello, non dare luogo al diavolo.
Alleluia. Non dare luogo al nemico. Amen. Non dare luogo a quei pensieri. Fratelli, non diamo luogo. Non diamo luogo. Perché anche a me a volte il nemico mi vuole buttare nella mente, vuole cacciare nella mia mente dei pensieri terribili, fratelli, pensieri negativi, pensieri di scoraggiamento, pensieri sporchi. Questa è l'opera del nemico, ma noi non diamo spazio, sgridiamolo subito. Ben? Appena tu vedi che un pensiero negativo ti sta arrivando, appena senti che un pensiero che non è secondo il volere di Dio sta arrivando nella tua mente, sgridalo, digli nel nome di Gesù, via! Alleluia! Fallo con forza. Se puoi, fallo ad alta voce. Ad alta voce dobbiamo sgridare il diavolo, fratelli. Perché il diavolo non può ascoltare i tuoi pensieri. Il diavolo non legge i tuoi pensieri. Perciò noi lo dobbiamo sgridare ad alta voce nel nome di Gesù Cristo. Se ci è possibile. Se ti trovi in un luogo che non puoi alzare la voce, sei al lavoro, sei, non lo so, in un altro luogo, nella tua mente, nello spirito, nel cuore, nell'anima, invoca il Signore, dì: Signore, liberami, scaccia via, Padre, questi pensieri. E il Signore, che ascolta il sussurro dell'anima, che vede, amen, il Signore che vede, che conosce la tua battaglia, Lui opererà. Ma se tu ti trovi in un luogo che puoi alzare la voce, alzala con coraggio, con forza, con fede. Amen? Come ha fatto Gesù nel deserto, fratello. Quando il nemico si avvicinò ancora, e gli disse: guarda i regni, le ricchezze del mondo, le cose del mondo, Gesù, te le posso dare se tu prostrandoti mi adori. Guardate, il nemico voleva che il figlio di Dio lo adorasse. Guardate il diavolo, fratelli, com'è perverso, è maligno. E questo è quello che lui vuole fare anche con noi. E purtroppo quando le persone cedono all'inganno del diavolo, è come se lo adorassero. Quando per esempio un uomo, e in modo particolare un credente, un figlio di Dio, cade nella tentazione e il nemico lo inganna, lo trascina, magari nel guardare la pornografia, vi do questo esempio, il diavolo, quando magari un giovane si trova in casa da solo, un giovane credente ha una battaglia nella mente e il nemico gli mette i pensieri: mettiti lì a guardare quei film che guardavi un tempo, cercali, cerca su internet quei siti pornografici, vai su YouTube a guardare quei film, tanto nessuno ti vede, il diavolo mette nella mente, tanto poi cancelli la cronologia, tanto dal cellulare cancelli la cronologia, tanto c'hai il cellulare bloccato, nessuno ti vede e il diavolo ti mette quei pensieri, vai a guardare la pornografia, vai a vedere quei film dove ci sono le donne nude, vai lì, la tua carne ha bisogno. E quando il credente cede, fratelli, eppure essendo un figlio di Dio, va a guardare quelle immondizie, va a guardare quei film, quella persona è come se adorasse Satana. E il diavolo, che il Dio lo sgridi, Satana, quando fa cadere una persona, è lì che si rallegra, fratelli, che gioisce del suo inganno maligno. Perciò, fratelli, non diamo luogo al diavolo,
ma anche nelle sofferenze, nelle prove, nelle avversità. Gridiamo, invochiamo il nome del Signore. E Lui per certo ci libererà. Se nella tua mente ti senti oppresso, attaccato, bombardato dai pensieri maligni, grida al Signore, dì: Signore, liberami! Oh Dio, lava la mia mente, purifica la mia mente nel nome di Gesù, Signore, con il sangue di Gesù, liberami, Padre, scaccia via questi pensieri, caccia via questi pensieri nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Fallo urgentemente, urgentemente. Non dare luogo al diavolo attraverso quei pensieri maligni. Perché il nemico vuole contaminare il Tempio di Dio, vuole devastare il Tempio di Dio, vuole distruggere il Tempio di Dio, che sei tu e che sono io. Amen? Ma il Tempio di Dio è santo e deve mantenersi santo. Alleluia, per la gloria del Signore. Fratello, sorella, nel nome di Gesù, appena il pensiero maligno, il pensiero diabolico, il pensiero malvagio arriva nella tua mente, subito scaccialo. Grida al Signore, buttati con la faccia a terra. Fratelli, io vi racconto qualche testimonianza perché io sono un uomo e anch'io sono attaccato dal diavolo. Che Dio lo sgridi. A me mi è capitato in alcuni momenti che trovandomi in certi luoghi, magari dove c'erano, non lo so, qualche lavoro in qualche posto, dove c'erano delle donne attraenti, appariscenti, delle belle donne, e io mi trovavo lì, magari a parlare, eccetera, eccetera, e il nemico ha voluto cacciare dei dardi, delle frecce nella mia mente. Sapete cosa ho dovuto fare io? Sono dovuto andare in bagno. Ho detto: scusate un attimo, devo andare in bagno. E mi sono buttato con la faccia a terra. Alleluia! Nel nome del Signore. Oh, gloria a Dio, gloria a Dio. E mi sono buttato con la faccia a terra. E in quel momento ho sentito, fratelli, come lo Spirito di Dio purificava la mia mente. E sono uscito da lì potentemente rinnovato, con una mente pura, amen, per stare saldo nel Signore. Buttati con la faccia a terra, amen. Buttati con la faccia a terra davanti al Signore e digli: Signore, purifica la mia mente, libera la mia mente, lavami. Ho bisogno di te, Signore, nel sangue di Gesù. Signore, sgrida questi pensieri. Alleluia, fallo. Fallo subito, amen. Non tenere quei pensieri, non lasciare che la spazzatura del diavolo rimanga nella tua mente, ma buttati con la faccia a terra se c'è bisogno, grida al Signore, mettiti lì in un angolino, invoca il nome di Gesù, il sangue di Gesù. Non mi dimenticherò mai, fratelli, nei primi giorni della conversione, ho avuto un'esperienza potente da parte di Dio che mi ha insegnato tanto. Mi trovavo in una caffetteria dove io andavo, perché era una caffetteria cristiana in Canada, a Montreal. Era una caffetteria evangelica dove davano qualche cibo ai poveri, un cappuccino ai bisognosi. Il gestore era un caro fratello italiano, di origini italiane, Nicola, un carissimo servo di Dio, che lui era stato nella mafia americana lì in America, era nato in una famiglia mafiosa e lui in carcere aveva conosciuto il Signore e il Signore lo aveva trasformato in un modo meraviglioso e facendolo diventare un servo di Dio. E lui, tramite la comunità di cui faceva parte a Montreal, una comunità, una grande comunità evangelica pentecostale italiana
in Canada, una chiesa che si chiama Emmanuel, se non sbaglio, avevano aperto questa caffetteria evangelica dove c'erano Bibbie, Nuovi Testamenti, dove le persone potevano sedersi, prendersi un caffè, un pezzo di pizza, tutto gratis per la gloria di Dio, e potevano ascoltare la parola di Dio. Io spesso andavo lì e mi edificavo grandemente con questo caro fratello. Gloria a Dio che veramente, se Dio vuole, un giorno rivedrò lì in Canada, gloria a Dio, un caro fratello che Dio si è servito tanto anche di lui per edificarmi nei primi giorni della fede. E vi racconto, un giorno io ero lì col fratello, stavamo parlando delle cose del Signore e all'improvviso entra una donna, una giovane donna che abitava in quel quartiere lì in Canada. Fratelli, io vi racconto che io ero lì appoggiato al banco della caffetteria, stavo parlando col fratello e all'improvviso arriva questa donna vestita in un modo particolare, tutta attillata, con tutti i vestiti incollati al corpo, era seducente, fratelli. E siccome io ero un nuovo convertito, fratelli, il nemico mi voleva attaccare. E questa donna che arrivò lì non era convertita, ovviamente, non è, però lei ogni tanto passava di lì, ascoltava la parola. Però quel giorno, fratelli, io sentì qualcosa di strano avvicinarsi a me attraverso questa donna. Io sentì degli spiriti di sessualità, di immoralità, degli spiriti di adulterio, di fornicazione, degli spiriti che attraverso di lei mi volevano attirare. E sentivo nella mia mente, guardala, sentivo questi pensieri, frate, guarda questa qui com'è, che questi pensieri mi attiravano e volevano suscitare in me un desiderio. Fratelli, io dico la verità, a tal punto fu questa battaglia nella mia mente che nel mio corpo, fratelli, io ero già convertito da pochi giorni, lavato nel sangue, sentivo la grazia, la presenza di Dio, ma in quel momento quando entrò questa donna veramente in un modo seducente, provocante, e si mise a fianco a me, ascolta, e io sentivo che questa donna era lì per cercare di attirarmi tramite questi spiriti, io sentivo la seduzione e la mia carne si sentiva attirata a tal punto, fratelli, ascoltate, che nel mio corpo io ho sentito delle sensazioni che non venivano da Dio. Chi da udire oda? Io ero lì e tramite questa donna che era lì tutta provocante, seducente, ed era lì a fianco a me, io sentivo che il mio corpo voleva reagire, fratelli, in un modo contrario alla volontà di Dio. Sentivo delle sensazioni in me. Fratelli, a tal punto in quel momento io mi sono guardato e ho guardato a fianco questa donna, e questa donna mi guardava con occhi provocanti, e in quel momento ho detto nel nome di Gesù, ascoltate fratelli, in quel momento lo Spirito Santo mi ha insegnato come agire, io ero un nuovo convertito, in quel momento lo Spirito Santo mi disse vai là, alleluia, e sono andato lì, mi sono allontanato da quella donna, nel nome di Gesù, sono andato in un angolino della caffetteria dove c'erano dei divani, ascoltate, e mi sono lì, come si dice, rinchiuso in me stesso, in preghiera, mi sono raccolto proprio nello spirito, in quel momento non potevo alzare la voce, però dentro di me pregavo, Signore, nel nome di Gesù, togli via questi pensieri, Padre, fratelli, ho pregato con una tale intensità, Ramashara Makaya, nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù, ho pregato con una tale intensità che tutti quei pensieri si sono dissolti all'istante. Ho sentito un fuoco dello Spirito Santo che ha dissolto all'istante quei pensieri. Io mi sono sentito libero, pulito, liberato. La mia carne, fratelli, è stata di nuovo, alleluia, messa nella giusta posizione davanti a Dio.
E tutte quelle sensazioni che volevano venire fuori, carnali, di piacere, di seduzione, di attrazione, sono sparite all'istante, fratello. E vi racconto che dopo 5 minuti sono tornato là, ma rivestito della potenza, alleluia, rivestito dell'autorità, della presenza del Signore. E sono andato lì. E ho guardato questa donna negli occhi e ho detto: nel nome di Gesù Cristo, io non voglio essere tentato. E ho incominciato a evangelizzare questa donna. E sono stato 20 minuti lì a evangelizzarla, guardandola negli occhi, senza nessun pensiero, alleluia, carnale o, alleluia, di tentazione, fratelli. Ho visto la potenza di Dio. Amen. Ero un nuovo convertito. Ma lo Spirito Santo mi ha insegnato, fratelli. Ecco perché, per la gloria di Dio, per l'edificazione, posso parlare queste cose e tante altre di questo tipo con ogni autorità e lo posso dire, affermare e testimoniare. Fratello, sorella, non dare spazio, non dare luogo ai pensieri maligni. Amen. Che il diavolo vuole mettere nella tua mente di seduzione, di immoralità, di sensualità, di desiderio carnale, sessuale, sgridali. Amen. Dovunque ti trovi, e adesso ti dirò qualcosa che forse ti sbalordirà, ma anche nella comunità. Il diavolo cerca di mettere questi pensieri quando noi stiamo lodando Dio. Anche quando lodiamo Dio nel culto, che siamo tutti insieme, e ci sono a volte anche delle donne che purtroppo si vestono ancora in un modo provocante, anche lì il nemico, quando tu sei nella lode, sei lì ad adorare Dio, a pregare, sei in comunione, magari in un momento apri gli occhi e il tuo occhio va a cadere lì. Su quella sorella vestita in un modo, fratelli, appariscente, è vero? Oppure anche tu, sorella, sei lì in preghiera, stai lodando Dio e vedi quel fratello che suona il basso nel gruppo di lode che è tutto attillato, tutto muscoloso, tutto vanitoso e i tuoi occhi vanno lì, in quel batterista che è tutto lì attillato. Alleluia, mondano. Queste cose esistono, fratelli e sorelle. Perché il nemico anche lì vuole contaminare la mia mente. A me è successo qualche volta che mentre io ero nella lode, fratelli, all'improvviso mi è arrivato un pensiero che io, grazie a Dio, ho potuto identificare che non era da Dio. E subito mi sono scrollato, ho detto nel nome di Gesù, vattene via, alleluia, scrollati. La Bibbia dice scrollatevi di dosso la polvere, scrollati di dosso la polvere, o figlia di Sion, anche lì, anche nel culto, anche nella riunione, anche nella comunità, nell'assemblea, quando siamo insieme con la Chiesa, anche lì a volte. Attraverso lo sguardo il nemico vuole metterti un pensiero sporco, immorale, seducente. Non gli dare spazio, ma sgridalo. Subito, rigettalo. Di' Signore, grida al Signore, digli: Signore, togli da me questo pensiero nel nome di Gesù, che se ne vada via. Alleluia. E il Signore subito interverrà per purificare la tua mente. Fratelli, queste sono verità. Io le ho sperimentate. Anche nelle chiese, a volte dobbiamo sgridare, perché a volte, mi dispiace dirlo, per mancanza di saggezza, alcune sorelle si vestono ancora in un modo provocante, alcuni fratelli si vestono ancora in un modo mondano, con tutti i vestiti attaccati al corpo,
Avete mai visto, fratelli, anche gli uomini adesso si mettono dei pantaloni così attaccati, attillati, che tutta la loro forma del corpo si vede, come se fossero nudi. Si vedono le gambe, si vedono i muscoli, si vede ogni cosa, perché sono vestiti diabolici. Perciò, fratelli, la Chiesa di Cristo deve vegliare, deve camminare nella saggezza, nella prudenza, nella purità, nella santità. Manteniamo puro il Tempio di Dio e subito scacciamo via nel nome di Gesù Cristo questi pensieri malvagi. Amen. Nel nome di Gesù. E se tu sai, ti voglio dire questo, se tu sai, sorella, che se tu guardi una certa persona, per te è una tentazione, non lo guardare più. Cosa lo guardi a fare? Amen. Se tu, fratello, servo di Dio, sai che se guardi quella donna, quella sorella, è una tentazione, la tua carne inizia così a tremare, non la guardare più. Abbi l'autocontrollo. Dì, Signore, nel nome di Gesù, dammi la forza di non guardare più. E se la guardo, fammela vedere con occhi spirituali. Con occhi spirituali. Amen. Con occhi spirituali. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, fratelli. Dobbiamo camminare nella saggezza, nella sapienza, nella prudenza, nel timore di Dio, nella santificazione. Perché il nemico vuole devastare tutto nel santuario. Questo dice il Salmo. Salmo 74. Fratelli, le cose che stiamo parlando sono reali e ognuno di noi lo sa. Quante tentazioni ci sono nel cammino, fratelli, e anche purtroppo anche dentro le comunità, perché alcuni ancora sono carnali, sensuali, mondani, ma noi, fratelli, in ogni cosa vogliamo camminare secondo il volere di Dio. Amen. Perché il nemico, fratelli, vuole distruggere, vuole devastare. Guardate cosa dice Salmo 74, verso 3. Dirigi i tuoi passi a queste rovine irreparabili. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Perciò il nemico vuole devastare, fratelli. Vuole devastare tutto nel santuario. Ma noi dobbiamo, alleluia, vegliare per la gloria del nostro Dio. Alleluia, come dice, guardate, Isaia 52. Isaia, scusate, 52. Risvegliati, risvegliati. Rivestiti della tua forza, o Sion. Indossa le tue splendide vesti, o Gerusalemme, città santa. Fratelli, noi dobbiamo indossare le splendide vesti che il Signore ci ha donato, perché noi siamo il popolo santo di Dio, poiché non entreranno più in te l'incirconciso, l'impuro. E poi dice al verso 2, scuotiti di dosso la polvere, levati e mettiti a sedere. Alleluia, gloria a Gesù. O Gerusalemme, sciogliti le catene dal collo. O figlia di Sion, che sei in cattività e a volte anche
Nella chiesa che rappresenta la figlia di Sion ci sono persone che ancora hanno le catene al collo, hanno ancora addosso delle catene. E allora il Signore dice: risvegliati, risvegliati figlia di Sion, rivestiti di quelle vesti spirituali, rivestiti del mio spirito e scuotiti, scuotiti di dosso la polvere. Fratelli, quando arrivano quei pensieri seducenti, immorali, sensuali, sporchi, carnali, pensieri maligni, diabolici, pensieri di adulterio, di desiderio carnale, tu te li devi scuotere di dosso come polvere. Ce l'hai presente quando una donna fa la pulizia in casa, prende il tappeto e lo sbatte fuori dalla finestra e scrolla il tappeto e la polvere per togliere via, fratelli, la sporcizia? Così dobbiamo fare noi spiritualmente parlando, con la mente: scuotiti di dosso la polvere. Alleluia, nel nome di Gesù, scuotiti di dosso la polvere, pregando, umiliandoti, pentendoti, consacrandoti, invocando il nome del Signore, perché così lo Spirito di Dio ti scuoterà e toglierà via la sporcizia, la contaminazione, i pensieri malvagi se ne andranno, ma tu grida al Signore. Alleluia! E tu così facendo, non darai più luogo al diavolo. Amen? Dobbiamo vegliare, fratelli. Dobbiamo sorvegliare la nostra vita. Perché il nemico, fratelli, vuole devastare tutto nel santuario di Dio. E quel santuario, quel tempio, siamo noi, fratelli. E a volte il nemico, basta che mette un piccolo pensiero che già inizia la devastazione. Un piccolo pensiero. Ma non solo nell'area sessuale, un pensiero sporco, un pensiero carnale, un pensiero di immoralità sessuale. No, fratello, ma anche un altro pensiero, come può essere l'invidia, la gelosia, l'odio, il rancore, come può essere anche la mancanza di perdono, il risentimento, anche quello devasta, fratelli. Allora noi, nel nome di Gesù, con la saggezza di Dio, con lo Spirito di Dio, dobbiamo chiudere le porte. Dobbiamo chiudere le porte e chiedere continuamente a Dio, al Signore, al Padre: purificaci dai pensieri peccaminosi, dai pensieri diabolici, dai pensieri carnali. Signore, purificaci! Alleluia! Lavami, Padre, con il sangue di Gesù, con il sangue di Cristo. Purifica la mia mente, Signore, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Qui, fratelli cari, sorelle care, il salmista invocava l'intervento di Dio, invocava, alleluia, la liberazione di Dio. Il salmista diceva: Signore, dirigi i tuoi passi verso queste rovine. Come dire: Signore, vieni, rialzaci. Signore, vieni, ricostruiscici. Signore, vieni, rinnovaci. Alleluia, perché tu sei il buon pastore che si prende cura delle sue pecore. Tu versi l'olio sul mio capo. Signore, vieni ancora e liberaci, rinnovaci, guariscici, purificaci, rialzaci. Vieni, Spirito Santo, ancora. Alleluia, questo diceva il salmista, gloria a Dio. Dirigi i tuoi passi verso queste rovine. Signore, vieni, ho bisogno di te, ho bisogno di essere ricostruito,
ristorato, rinnovato, rialzato. Alleluia! Ho bisogno che tu mi rinnovi, Signore. Alleluia! Benedetto sia il Signore, diglielo questa mattina, diglielo questo pomeriggio, diglielo questa sera. Signore, vieni nella mia vita ancora e rinnovami potentemente, rialzami potentemente, ricostruisci la mia vita spirituale. Alleluia! Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, in quel periodo di devastazione, il Tempio di Gerusalemme era stato assalito, era stato preso d'assedio, era stato contaminato, distrutto. I nemici erano entrati. Guardate il verso 8. Anzi, al verso 7, Salmo 74, verso 7, guardate com'era la condizione del popolo in quel periodo. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Guardate, fratelli, che condizione triste, che condizione, fratelli, di degrado, una condizione spiacevole. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Fratelli, c'è un fuoco che non viene da Dio. Guardate, hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Questo vuol dire che c'è un tipo di fuoco che non viene da Dio. È un fuoco estraneo, è un fuoco falso. È un fuoco, fratelli, ingannatore. Non ogni fuoco viene da Dio. Amen. Tu ti devi assicurare che il fuoco che c'è nella tua vita sia il vero fuoco dell'Eterno. Perché c'è un altro fuoco, Ravayeshi Karemia. C'è un fuoco strano. C'è un fuoco umano, diabolico, falso, di false manifestazioni spirituali. C'è un fuoco, fratelli, che corrompe, che danneggia. È un fuoco fasullo che non viene dalla parola. Alleluia, amatissimi nel Signore, vi voglio dire nel nome del Signore Gesù Cristo, il vero fuoco di Dio viene dalla parola di Dio, dalla verità, dalla sana dottrina, amen, dai buoni insegnamenti. Il vero fuoco viene dalla parola, perché la parola di Dio è come il fuoco. Il vero fuoco sta nella parola. Vuoi essere ripieno di fuoco, del fuoco santo, del fuoco veritiero, del fuoco di Dio? Riempiti della parola, vivi nella parola, ama la parola, custodisci la parola, vivi la parola, predica la parola, cerca la parola, alleluia, ascolta la parola. È qui che c'è il vero fuoco. Ma oggi in giro nel mondo, in tante comunità, cosiddette chiese, loro vogliono il fuoco. Ma quale fuoco? Un fuoco fatto dalle emozioni umane. Un fuoco fatto dalle sensazioni, un fuoco fatto anche dal diavolo, da pratiche mondane. Fratelli, comunità che sembrano delle discoteche, che per lodare Dio abbassano le luci e mettono luci fosforescenti, dove danzano nelle chiese, fratelli, dove buttano le bandiere nell'aria a destra, quello non è il fuoco di Dio. Quello è un inganno. Il vero fuoco di Dio, alleluia, sta nella parola di Dio. Amen. La parola che libera, la parola della potenza di Cristo, la parola che santifica, la parola che ci guida,
nella retta via, la parola, alleluia, che ci trasforma. La parola di Dio, fratelli, è il vero fuoco di Dio, è lì il vero fuoco, nella parola, alleluia, che accende un fuoco dentro di noi. Non cercare il fuoco in altre pratiche, in altre cose, in altre sensazioni. Non cercare il fuoco nelle cose che l'uomo vuole inventare. Cerca il fuoco nella parola, perché quel fuoco, fratelli, non consuma. Quel fuoco dà la vita, quel fuoco trasforma, quel fuoco dà gioia, alleluia! Io adesso, fratelli, per la gloria di Dio, mi trovo da solo in una stanza. Non ho bisogno di niente, ma sento il fuoco. Sento il fuoco, alleluia, della parola di Dio che mi sta rinnovando, il fuoco dello Spirito Santo che mi sta fortificando, sta rinnovando la mia mente. Sento il fuoco di Dio che arde nel mio cuore. Non ho bisogno di luci particolari, non ho bisogno di niente. Ho bisogno della parola, fratelli, la parola, il fuoco, alleluia, nella parola. La parola di Dio è il fuoco, lo Spirito di Dio è fuoco, alleluia, è il fuoco santo di Dio, fuoco che purifica, fuoco che accende il nostro cuore affinché siamo ferventi, ferventi, ardenti, come l'acqua che bolle, alleluia, siamo accesi e non tiepidi, non freddi, ma siamo pieni di fuoco, gloria a Dio, alleluia, 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 nel nome di Gesù meraviglioso, il fuoco della parola di Dio, fratelli, il fuoco di Dio vuole ardere nel tuo cuore, amen? Ma qui, fratelli, vediamo che i nemici avevano dato fuoco al Tempio di Gerusalemme, al Tempio di Dio, lo avevano bruciato. E oggi tanti cristiani, fratelli, tante comunità, bruciano con un fuoco. Loro pensano che è il fuoco di Dio, ma non è il fuoco di Dio. È un fuoco estraneo, è un fuoco contaminato, è un fuoco ingannevole, che viene dal diavolo, fratelli, dal nemico, perché il nemico cerca di imitare le manifestazioni di Dio. Molti oggi pensano che hanno il fuoco, ma che fuoco è? Fratelli, a volte ci sono comunità intere che davanti al ritmo di una musica che secondo loro è lode, loro dicono che sia la lode, ma sono ritmi mondani di discoteca, salta, 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 salta per Gesù, salta per Gesù, alleluia, saltiamo di gioia, e tutti saltano, fratelli, come allo stadio, le discoteche, quello è un fuoco ingannevole, perché poi, fratelli, quando si ferma la musica, si ferma la musica, tutti rimangono ghiacciati come delle mummie. Dov'è il fuoco? Escono dal culto, sono tutti freddi, mondani, ritornano alla solita vita. Nel culto saltavano, sembrava che avevano la gioia, saltavano, saltiamo per Cristo, saltiamo, saltiamo. Poi quando finisce l'emozione sono tutti mondani, freddi, carnali, fuori non parlano mai di Gesù. Fuori nessuno direbbe che sono dei cristiani, ma nel culto sono pieni di fuoco. Che fuoco è quello lì? Che fuoco è quello lì? Non è il fuoco di Dio, fratelli. Non è il fuoco dello Spirito Santo. È un fuoco dell'emozione umana e anche dell'inganno del diavolo. Ma noi vogliamo, fratelli cari, il vero fuoco di Dio. Alleluia. Vogliamo il vero fuoco dello Spirito Santo, la vera presenza, la vera unzione, la vera virtù di Cristo, nostro Signore, che riempia
le profondità del nostro essere. Alleluia. Dillo, Signore, riempi la profondità del mio essere. Dillo per fede. Abbi fede in questo momento. Dillo, metti la tua mano qui, nel petto, nel cuore. E dillo, Signore, fai ardere il mio cuore. Alleluia. Signore, voglio il tuo fuoco dentro di me. Alleluia, metti il fuoco, Gesù. Ho bisogno del tuo fuoco. Brucia ogni peccato, ogni impurità, ogni malizia, ogni concupiscenza, ogni pensiero. Brucia col tuo fuoco e fai ardere in me, fai ardere in me la fiamma della tua presenza. Accendi, Padre. Oh Signore, il tuo fuoco nel mio cuore. Metti il fuoco, Signore, col tuo Spirito Santo dentro di me. Sono qui, mi arrendo. Diglielo, diglielo, mi arrendo, mi arrendo. Purificami, Signore. Lavami, inondami col fuoco. Alleluia, ho bisogno del fuoco. E la battica me in sui ramà, arrebetea, sharamahai. I catelemehe, i basuria, e catalamai, sharama, fuoco dello Spirito Santo è quello che vogliamo. Alleluia, Padre, alleluia, alleluia. Vogliamo il fuoco, il fuoco, il fuoco dello Spirito Santo. Alleluia, chiedilo, chiedilo con tutto il tuo cuore. Ricevilo nel nome di Gesù, il vero fuoco di Dio nella parola. Nella parola, alleluia, nell'umiltà, nel pentimento, alleluia, alleluia, per vivere una vita santa e piacevole agli occhi di Dio, alleluia. Prendi il fuoco di Dio, prendi il fuoco, alleluia. Digli, Signore, metti il tuo fuoco nella mia mente, metti il tuo fuoco. Oh Dio mio, nella mia mente, Padre, il fuoco della tua parola, nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia, abbi fede, abbi fede, abbi fede, nel nome di Gesù. Metti la tua mano sulla mente, digli, Signore, metti il fuoco nella mia mente. Te lo chiedo nel nome di Gesù, fai bruciare il fuoco dello Spirito Santo nella mia mente. Purifica la mia mente, santifica la mia mente, illumina la mia mente, Padre, col tuo fuoco santo. Fai sì che il fuoco dello Spirito Santo possa ardere nella mia mente con pensieri puri, pensieri di verità, pensieri di fede, pensieri spirituali. Padre, metti il fuoco. Alabasharamahai. Nella mente dei miei fratelli, delle mie sorelle, nella nostra mente, Signore, inonda ogni cuore col fuoco della potenza dello Spirito Santo. Alleluia, facci riposare in te, facci essere liberi in te. Signore, nel nome di Gesù, noi cacciamo via ogni pensiero malvagio, lo sgridiamo, lo rigettiamo nel nome di Gesù. Nel nome di Cristo, che ogni pensiero contrario alla tua volontà scompaia, si dissolva dalla nostra mente, nel nome di Gesù, via, nel nome di Cristo il Signore. E vogliamo ricevere i tuoi pensieri, Padre, pensieri puri, santi, spirituali, in accordo a Cristo Gesù. Alleluia. Vogliamo la mente di Cristo. Alabai, se chi mi sciuida, arrabateria sì che me, ne colobossai, alleluia, nel nome di Gesù. Signore, ci vogliamo rivestire, Padre, delle splendide vesti che tu ci hai donato. E come dice qui, Signore, al Salmo, amen, 74 verso 12, in mezzo alla crisi, in mezzo alla devastazione, in mezzo agli attacchi del nemico, il salmista poté alzare gli occhi al cielo e dire: ma Dio è il mio re dai tempi antichi. Dillo,
fratello, sorella, ma Dio è il mio re dall'eternità, non importa la prova che sto vivendo. Alleluia! Dillo, dillo con fede, gloria a Dio. Confessalo! Dillo, Signore, tu sei il mio re. Gesù Cristo sei il mio re. Spirito Santo sei il mio re dall'eternità e fino all'eternità. Sei il mio re, oh Signore. Sei tu che operi la salvezza nella terra, nella mia vita. Signore Gesù Cristo, sei il mio re, sei la mia salvezza. Alleluia. Signore, regna nella mia vita col tuo Santo Spirito e la tua santa parola. Regna nel mio cuore, nel mio essere, nella mia mente. Regna in me, Gesù. Riempimi della tua presenza, della tua unzione, della tua volontà, della tua grazia, della tua verità. Alleluia, Signore, tu sei il mio re, o eterno, fino dai tempi antichi. Sei tu che opera la salvezza sulla terra. Dichiaralo, fratello. Lascia i tuoi pesi ai piedi del Signore. Dichiara che Gesù Cristo è il re della tua vita, dichiaralo, arrenditi, umiliati, prostrati, lascia tutto ai suoi piedi. Lui in questo momento ti rinnova, lui in questo momento spande su di te l'olio, il balsamo, l'unzione che scende dal cielo, quella unzione che spezza il giogo. Lui sta versando su di te in questo momento una fresca, una potente, una gloriosa unzione. Credilo, ricevila. Alleluia! Nel nome di Cristo ricevi quella unzione, fratello. Riempiti della presenza di Gesù. Sii ripiena della presenza di Gesù. Il Signore ti ricolma in questo momento. Lo credo con tutto il mio cuore, perché il mio Dio è il Dio vivente. Alleluia, l'Iddio di ogni grazia. Perciò ricevi da Lui in questo momento. La sua mano si stende su di te, la sua presenza ti riempie in questo momento. Ringrazialo, lodalo, umiliati davanti a Lui. Amen. Abbassati al suo cospetto. Digli, Signore Gesù Cristo, regna in me, regna nel mio cuore, regna nella mia mente, regna nel mio corpo, regna nel mio essere, regna in tutta la mia vita, Signore. Io ho bisogno di te, perché tu sei il re dei re, il Signore dei signori. Ringrazialo in questo momento. Ricevi la pace, ricevi la consolazione, ricevi le nuove forze che stavi chiedendo, ricevi la guarigione. Elamai, shalamakea, arrobosikae, alleluia, ricevi la guarigione, nel nome di Gesù, sii guarito, sii guarita, ricevi dalla potenza di Dio la completa guarigione, per fede, alleluia, nel nome glorioso di Cristo il Signore, alleluia, gloria al tuo nome, Padre, alleluia. Tu sei re, alleluia, tu sei re, sei re Gesù, dillo insieme a me, gloria a Dio, tu sei re, alza le tue mani, tu sei re, sei re Gesù, tu sei re. Tu sei re, sei re Gesù, sì Signore, tu sei re, alleluia Signore, lavaci Padre, tu sei re Gesù, col sangue dell'agnello. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori.
verso il tuo trono, lodando te, lodando te, lodando te, alleluia, lodando te, sì Signore, lodando te, lodando te, sì Signore, tu sei re, alleluia, tu sei re, sei re Gesù, lavaci col sangue dell'agnello, tu sei re, tu sei re, sei re Gesù, alleluia, sì, noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, alleluia, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te, alleluia, lodando te, alleluia, lodando te, sì Signore. Lodiamo te, lodiamo te, amen. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, oh Signore Dio, verso il tuo trono, rivolti verso il tuo trono e invocando il nome di Gesù Cristo e confidando in te nella potenza dello Spirito Santo, noi eleviamo i nostri cuori a te. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo. Alleluia! E dichiariamo nel nome di Gesù Cristo c'è vittoria. Dichiaralo. E ringrazia il Signore, fratello. Digli, grazie Gesù che tu mi dai la vittoria. Tu mi dai la vittoria per mezzo del tuo sangue. Per mezzo della croce dove tutto è compiuto. Tu mi dai la vittoria, Signore. Dillo. Alleluia, dillo per fede. Signore Gesù Cristo, tu mi hai dato la vittoria e io ti ringrazio, ti lodo e ti benedico. Alleluia. Namashai, che me sei. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie, Padre. Ci arrendiamo completamente, ti lasciamo tutto nelle tue mani. Nel nome di Gesù. Amen, amen. Ti presentiamo anche ogni richiesta di preghiera, Padre, per la nipote della sorella Lucia lì in Germania. Ti preghiamo, guarisci questa bambina, questa nipote, Padre, questa persona, nel nome di Gesù. Stendi la tua mano di guarigione, sgrida ogni malattia, sgrida ogni spirito di infermità, risanala completamente, guariscila, ristorala, Padre, per la tua gloria, che sia una grande tente testimonianza nel nome di Gesù. Guarisci, Padre, nel nome di Gesù, ogni malato, ogni infermo, alleluia, nelle famiglie dei miei fratelli, Signore, te lo chiediamo per la gloria di Gesù Cristo. Libera, guarisci, restaura, salva, trasforma, riempi di Spirito Santo nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Padre, metti la tua mano su ogni sorella, su ogni fratello, Signore. Stendi a me la tua mano potente, Padre, sopra ognuno che ti sta pregando, Padre, sui familiari di ogni sorella che sta, Padre, presentando le sue richieste davanti a te. Stendi la tua mano sulle famiglie, liberando, alleluia, guarendo, salvando, Signore, alleluia, Padre, intervieni in quelle famiglie, fai miracoli, prodigi, liberazioni, alleluia, nel nome di Gesù fai risplendere la luce della tua gloria in quelle case, in quelle famiglie, in quei parenti dei miei fratelli e delle mie sorelle. Ti presentiamo tutto e ti ringraziamo per tutto, alleluia, nel nome meraviglioso di Gesù. Il benedetto, il eterno, crediamo che tu l'hai fatto, Padre, nel nome di Gesù. Amen. La vittoria è nostra,
nel nome meraviglioso di Gesù. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Che la grazia di Dio, che la pace del nostro Signore Gesù Cristo, che la dolce comunione dello Spirito Santo rimanga con tutti voi da ora e per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. E la Chiesa dice amen. Alleluia, alleluia. Grazie Padre. Oh, grava, steri mansui. Nel nome di Gesù Cristo meraviglioso. Amen. 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 Pregate anche per me, cari, che ho bisogno di essere sostenuto dalle preghiere. Pregate per me, per la mia famiglia, che il Signore ci continui a guidare per la sua gloria. Vi saluto tutti, cari fratelli, in Italia, in Germania, in Kazakistan, in Canada, Stati Uniti. In qualsiasi luogo del mondo vi troviate, ascolterete questa parola del Signore. Vi saluto nel grande amore del nostro Dio. Amen. Pace del Signore. Alleluia. Amen. Gloria a Cristo.